In vista della settimana da capitale della cultura nel progetto 50x50 di Pesaro 2024, il comune di Cagli non perde tempo e di fatto, oltre al programma che rivedrà protagonisti dall'8 al 14 aprile, ha elaborato una serie di attività e iniziative per tutto l'anno. Cagli ha sempre lavorato in questi, da sempre, devo essere onesto, sul discorso cultura, promozione del territorio inteso ecco come eh, diciamo patrimonio architettonico, patrimonio appunto, eh, naturalistico, ma un patrimonio che, che fa tanta, tanta cultura, tutta la nostra storia. Quindi avere questa possibilità di inserirsi nel programma di Pesaro Capitale 2024 ecco, è, è il più grande regalo che ci poteva essere eh, donato. Quindi abbiamo, insomma, ci siamo buttati, perché, ribadisco, è, è il completamento di un percorso di tanti tanti anni. Speriamo, ne siamo sicuri, che ci sarà una, no, così un impatto mediatico sicuro, che, che da solo Cagli non avrebbe mai avuto. Dobbiamo essere bravi ad approfittare di questo. Non io dico sempre uh, deve essere una conseguenza del lavoro fatto, nel senso che non ci dobbiamo aspettare di raccogliere a, a anche cose che, che, che non meritiamo. Io credo che Cagli meriti tanto perché negli, in questi, specialmente anche nel mio mandato abbiamo cercato di seminare tanto e quindi attraverso appunto queste, queste giornate, ma tutto l'anno di peso, Cultura 24, potremo veramente avere quella ribalta che, che ci può... Far, insomma, fare quel salto in avanti eh, che credo che i nostri territori eh, meritino. Quindi noi ci siamo posti in questa, insomma, con, questa, con questa visione e dico bravo al sindaco di Pesaro, a Vimini, perché hanno presentato questo progetto asseccatissimo, dove una città importante come Pesaro, ma va ad avvalorarsi di tutta un, una provincia che, che non è da meno. Eh, Insomma, con tutte le altre città basta ricordare Urbino, ma anche, anche l'entroterra ricco, ricco di, di storie. Un programma ricco e approfondito, una settimana piena di eventi ed un anno intero, pronto a stupire mese per mese il tutto reso possibile grazie alla cittadinanza attiva. Abbiamo un po' raccolto quella che era la linea guida di Pesaro 2024, vale a dire, abbiamo cercato di mettere insieme dei suggerimenti, in primis quello della cittadinanza attiva. Tanto che già da maggio dello scorso anno abbiamo creato degli incontri, soprattutto con le associazioni, nonché con gli esercenti del territorio, per cercare di capire quali erano le loro necessità e uh, le necessità della nostra cittadina, chiaramente. È nato questo progetto dove tutti loro hanno contribuito, tutte le associazioni per, uh, così, per uh, un, un vezzo sono diventate 24, quindi 24 associazioni che lavorano su Cultura 2024, e insieme abbiamo creato un contenitore dal titolo Rigenerazione Urbana, Rigenerazione Umana. E come mi capita più spesso e più volte di dire, eh, Rigenerazione Urbana non è inteso come una riqualifica urbana, Urbanistica anche. Nelle necessità, diciamo, più eh, approcciabili, però si intende soprattutto un vedere la propria città sotto un'altra un ottica, una città rivisitata, una città che possa in qualche modo essere più accogliente e più gradevole. Ogni associazione ha eh, costruito un evento durante tutto l'arco dell'anno affinché questi luoghi in un luogo, quindi non nei luoghi preposti normalmente agli eventi, e in questi luoghi hanno creato. Una rigenerazione, in primis urbana, perché comunque tu metti in evidenza il luogo attraverso spettacoli, attraverso mostre, attraverso convegni che hanno portato, che porteranno, perché è già iniziata, abbiamo iniziato a febbraio, quindi che hanno portato e che porteranno sicuramente ad una partecipazione molto attiva dei cittadini, cosa che sta avvenendo. La nostra settimana sarà piena dal lunedì alla domenica compresa e abbiamo cercato lì di mettere in evidenza quella che è la vocazione di Cagli, vale a dire l'arte contemporanea in inserita all'interno di uh, un'arte monumentale e storica molto importante. Questo perché, come ben saprete, noi abbiamo la fortuna di avere il centro di scultura contemporanea inserita all'interno del torrione martignano, quindi quello è stato il nostro spunto, tanto che anche il logo del nostro progetto. Da lì siamo partiti e questa settimana vedrà, mo, ripeto, mostre, tra cui due importanti inaugurazioni, vedrà uh, convegni, vedrà incontri musicali, tutti improntati su arte contemporanea contemporanea inserita all'interno di contenitori storici.